In quest'altra animazione virtuale su YouTube, chiamata Interferometer Animation dell'INFN, vediamo ancora l'interferometro di Michelson-Morley, anche se applicato a un contesto diverso, cioè quello delle onde gravitazionali. In questa animazione vediamo l'interferenza che si forma, sia costruttiva che distruttiva. Rivediamo, costruttiva e distruttiva. In questo contesto è perché passa un'onda gravitazionale che sposta i due specchi, a destra, cioè avanti e indietro. Quindi è il passaggio di un'onda gravitazionale. Vediamo perché si forma l'interferenza. Questo è il primo raggio che è passato e si riflette sul primo specchio. Qui c'è il secondo raggio che si riflette sul secondo, i due raggi si intersecano e formano interferenza in questa zona. Qui è rappresentata un'interferenza distruttiva, si capisce perché ventre e cresta delle due onde vanno in sovrapposizione e quindi alla fine si annullano le due onde monocromatiche una con l'altra e qua non si forma la luce. Infatti vediamo che non c'è il raggio di luce qui. Ora immaginiamo che gli specchi vengano mossi dal passaggio di un'onda gravitazionale. Ecco qua, questo specchio arretra, quell'altro avanza e quindi si forma l'interferenza costruttiva, distruttiva, costruttiva. Quando si forma l'interferenza costruttiva, cresta va su cresta, ventre su ventre, quindi qui compare la luce. Interferenza costruttiva, si forma il raggio di luce rossa.